Nobiltà italiana. Ludovico il Moro. Ludovico Maria Sforza, detto il Moro, è un personaggio ambiguo nel panorama della storia, per Milano e per l'Italia intera. Fu il classico uomo del Rinascimento, faceva assassinare chi gli si frapponeva e poi andava devotamente ad ascoltare messa. Organizzava tradimenti e si commuoveva davanti agli orfani. Fu una benedizione perché portò il ducato all'apice del suo splendore economico, politico e culturale. E una maledizione perché aprì le porte d'Italia allo straniero, mostrando quant'era facile la conquista di un paese diviso in tanti stati che erano sempre disposti a danneggiarsi l'un l'altro. Il Ducato di Milano fu un antico stato mai del tutto indipendente, ma facente parte nel corso della storia del Sacro Romano Impero, del Regno di Francia, dell'Impero Spagnolo e della Monarchia Asburgica. Inizialmente, la storia del Comune di Milano si identifica con la dinastia dei Visconti, che aveva come capostipite Matteo Visconti. Il ducato fu costituito ufficialmente l'11 maggio 1395, quando Gian Galeazzo Visconti ottenne il titolo di duca di Milano per mezzo di un atto firmato dall'imperatore del Sacro Romano Impero, nel quale se ne garantiva l'indipendenza seppur formalmente facente parte dell'impero. Fu sotto il suo regno che il ducato toccò la sua massima estensione, venendo a comprendere quasi tutta la Lombardia, parte del Piemonte, del Veneto e dell'Emilia. Gian Galeazzo è passato alla storia non solo per la sua ambizione politica, ma anche per le sue opere architettoniche, tra cui si ricordano la costruzione della Certosa di Pavia come mausoleo della dinastia, anche se dei duchi di Milano accoglierò soltanto le spoglie di Gian Galeazzo stesso e il cenotafio vuoto di Ludovico il Moro e Beatrice d'Este. Inoltre, l'avvio della colossale fabbrica del Duomo di Milano. Alla morte di Gian Galeazzo, il ducato venne spartito tra i suoi figli e Filippo Maria Visconti ereditò così il titolo di duca di Milano e da questo momento in poi le frontiere del ducato milanese andarono progressivamente riducendosi. Fu attraverso sua figlia, Bianca Maria Visconti, che la casata si unì a quella degli Sforza, con il suo matrimonio con Francesco, celebrato a Cremona nel 1441. Si dice che fu proprio in questa occasione che fu creato il più classico dei dolci, il torrone. Alla morte di Filippo Maria, ultimo dei Visconti, nell'agosto 1447, fu istituita la cosiddetta Aurea Repubblica Ambrosiana, una forma di governo repubblicana istituita da un gruppo dei nobili milanesi. La Repubblica affidò la difesa contro Venezia a Francesco Sforza, che, dotato di notevoli capacità strategiche, approfittò della crisi della Repubblica per farsi nominare Duca di Milano. Il regno di Francesco durò 16 anni, 4 dei quali impegnati nella lotta contro Venezia. Nonostante ciò, il nuovo duca di Milano, grazie alla collaborazione di valenti uomini di Stato, tra i quali primeggiava Cicco Simonetta, intraprese una serie di iniziative economico-fiscali volte al risanamento dell'economia, i cui frutti si sarebbero visti negli anni dei figli Galeazzo Maria e Ludovico il Moro. Tra queste, la ripresa dell'artigianato. Milano era in profonda crisi socio-economica a causa di un'epidemia di peste che aveva ucciso 30.000 persone. Francesco richiamò in città tutti quegli artigiani fuggiti durante la Repubblica Ambrosiana e che erano necessari per la ripresa dell'economia cittadina. E mise infatti un decreto nel quale li si proteggeva da eventuali creditori, e come conseguenza ne risultò la rinascita artigianale. Si occupò inoltre dello sviluppo dei canali,
una rete per il trasporto del commercio interno, il quale si basava sull'esportazione di zafferano, indumenti, chiodi ed armi. Tra i principali canali edificati dallo Sforza si ricorda il naviglio della Martesana nel 1464, che permise la rinascita dei traffici commerciali tra il Ticino e Milano. L'alleanza finanziaria con i Medici. I buoni rapporti personali tra il duca e Cosimo de' Medici continuarono per tutti gli anni successivi. L'esercito sforzesco serviva infatti ai Medici per assicurarsi, in caso di eventualità, il controllo su Firenze. In cambio, il Banco Medicio avrebbe fornito il denaro a Francesco per l'opera di ricostruzione della città. Fra le varie opere architettoniche promulgate da Francesco, la più importante è senz'altro l'inizio dell'edificazione del Castello Sforzesco, ancora oggi uno dei simboli della città. I fondi medicei non erano necessari solo per la ripresa dell'economia lombarda. Con saggezza e avvedutezza, Francesco Sforza accordò protezione e servigi agli ebrei del Ducato, in quanto dediti all'attività finanziaria e alla pratica dei prestiti monetari, considerata quest'ultima come un peccato per la Chiesa Cattolica. Francesco, in collaborazione con la sua consorte Bianca Maria Visconti, era intenzionato anche a risollevare le condizioni morali e materiali dei suoi sudditi dopo decenni di devastazione. Per cui, dopo la costruzione del castello, la coppia ducale si concentrò sull'edificazione di una grande opera filantropica, la Ca' Grande, quel primo grande ospedale pubblico lombardo che oggi ricopre il ruolo di sede dell'università statale. L'ospedale non fu solo un modello di carità, ma anche di lungimiranza. Sistemi fognari adeguati, divisione in reparti degli ammalati, attenzione alla pulizia e infine una cappella adibita alla celebrazione eucaristica resero la Ca' Granda un ospedale avanzato sotto ogni punto di vista. La salute del duca, a partire dai primi anni 60, si fece sempre più precaria. Fu colpito sia dalla gotta che dall'idropisia, che lo condussero alla morte l'8 marzo 1466. Gli succede a 22 anni il figlio maggiore, Galeazzo Maria, assai lontano dall'incarnare la moderazione, la gentilezza e la temperanza dei genitori. Di carattere altero e tendente alla superbia, Galeazzo Maria si dimostrò al contempo un governante capace e saggio. Coadiuviato dal segretario Cicco Simonetta, inaugurò una nuova politica monetaria e favorì le coltivazioni e le irrigazioni. Amante dell'arte e della cultura, si fece promotore dell'abbellimento del Castello Sforzesco, chiamandovi artisti per decorarlo e favorendo la formazione di una corte fastosa animata da una schiera di musici fiamminghi. Il carattere difficile del duca e l'arroganza con cui trattava i suoi sottoposti gli alienarono però le simpatie della nobiltà. Ne risultò una congiura, nella quale Galeazzo Maria cadde pugnalato sulla soglia della chiesa di Santo Stefano la mattina del 26 dicembre 1476, dove si stava recando per assistere alla funzione. L'attentato, passata alla storia come la congiura dei Lampugnani, fu la base per la congiura dei pazzi, che si tenne in modalità e tempi strettamente analoghi a Firenze, dopo appena 2 anni da questo tragico evento. Il primogenito, Gian Galeazzo Maria Sforza, che aveva appena 8 anni, fu riconosciuto nuovo duca sotto la reggenza di sua madre, Bona di Savoia, anche se il potere rimase di fatto nelle mani dei maggiori consiglieri della corte, primo fra tutti l'ormai anziano ma pur sempre abile Cicco Simonetta. Costui, per mettere in sicurezza il ducato dalle mire di potere dei fratelli di Galeazzo Maria, Ottaviano Maria, Sforza Maria e Ludovico Maria, detto il Moro, li esiliò da Milano, giacché avevano tentato di estromettere lui e Bona attraverso un colpo di Stato. Ma pochi anni dopo,
La duchessa Bona, pressata e intimorita per l'avanzata dei cognati verso Milano, convocò Ludovico per ristabilire la pace, condannando di fatto lei all'esilio e Simonetta alla morte. Ludovico Maria Sforza nacque verosimilmente il 3 agosto 1452 a Milano, quarto figlio maschio e quinto genito di Francesco Sforza e di Bianca Maria Visconti. Ludovico si guadagnò forse sin da bambino il soprannome di Moro. Così infatti lo acclamava la folla quando sfilava in corteo nelle città del Ducato. Esistono differenti interpretazioni riguardanti il motivo di questa scelta. Alessandro Visconti, nella sua Storia di Milano, crede che ebbe questo soprannome per aver introdotto nelle campagne lombarde la coltivazione del gelso, pianta che viene chiamata localmente moron, termine dialettale derivato direttamente dal latino moru. Una seconda ipotesi ritiene che il soprannome fosse dovuto alla carnagione bronzea, agli occhi neri e ai capelli corvini, come visibile in molti suoi ritratti. Secondo alcuni storici, il padre Francesco Sforza lo avrebbe chiamato Lodovico Mauro. Il nome compare due volte in un documento del 1461. Infine, Benedetto Varchi, nella sua Storia fiorentina, ritiene che il soprannome deriverebbe dalla sua impresa privata. Ludovico era solito far dipingere in alcune insegne teste di moro con una benda legata in fronte e teneva tra i propri domestici e staffieri diversi mori, consuetudine peraltro già diffusa alla corte di Galeazzo Maria e in altre corti italiane durante il Rinascimento. Pur essendo il figlio quintogenito e senza quindi grandi speranze di salire alla dignità ducale, la madre Bianca volle che fosse educato all'insegna dello spirito rinascimentale e che ricevesse quindi una vasta cultura. Ludovico ricevette lezioni di greco, latino, teologia, pittura, scultura, oltre a essere istruito nelle questioni di governo e amministrazione dello Stato. Agli studi umanistici si alternava all'esercizio fisico sotto forma della scherma, della caccia, della lotta, dell'equitazione, ma anche del salto, della danza e del gioco della pallacorda. Una volta sostituitosi alla reggenza del Ducato di Milano, per il giovane Gian Galeazzo Maria le cose cambiarono radicalmente. Se sotto la tutela della madre e del Simonetta conduceva un'esistenza sia agiata, ma improntata anche su una discreta educazione politica, fu invece rinchiuso dallo zio nel castello di Pavia. Qui egli viveva in un giardino di delizie, che aveva lo scopo di rammollire il suo animo e evitare il sorgere in lui di qualsiasi desiderio di rivalsa. Ludovico aveva attuato questa strategia nei confronti del nipote perché diventasse viziato ed effeminato nei modi, al fine di non procreare eredi e poi di delegittimarlo agli occhi dei sudditi e delle potenze straniere. Durante tutto il periodo della reggenza del Moro, Milano conobbe un vero e proprio periodo d'oro. Proseguì la fabbrica del Duomo e quella del Castello Sforzesco, dove fece realizzare la famosa Ponticella che ancora oggi da lui prende il nome, e ospitò a corte artisti del calibro di Leonardo e Bramante. Nel suo soggiorno milanese, durato oltre 20 anni, Leonardo da Vinci decorò il soffitto della Sala delle Asse del Castello Sforzesco e realizzò per la Confraternita dell'Immacolata Concezione la Vergine delle Rocce, nella versione oggi conservata al Louvre di Parigi. Un amante di Ludovico, Cecilia Gallerani, venne ritratta da Leonardo nel famosissimo dipinto della Dama con l'Ermellino e un'altra, forse Lucrezia Crivelli, nella Belle Ferronnière. Su iniziativa di Ludovico, la chiesa di Santa Maria delle Grazie di Milano venne interamente ricostruita e abbellita dal Bramante,
che ne fece una delle più belle espressioni del Rinascimento italiano. E nel suo refettorio, Leonardo dipinse il celeberrimo cenacolo. Nel medesimo refettorio, proprio innanzi al cenacolo, troviamo un altro affresco che ha avuto la sfortuna di trovarsi nella stessa sala con uno dei più famosi capolavori del maestro e per questo, nonostante le sue dimensioni, è sempre stato invisibile ai più. Ma quest'opera nasconde un piccolo segreto. Inginocchiate ai piedi della Crocefissione, troviamo dipinti da Leonardo stesso il duca Ludovico col primogenito Massimiliano sulla sinistra e la duchessa Beatrice con Francesco sulla destra. Il tempo ha quasi del tutto cancellato le due immagini a causa della tecnica sperimentale utilizzata da Leonardo, la stessa che affligge anche il cenacolo e che lo rende più fragile allo scorrere del tempo. Temendo soprattutto la potenza della confinante Venezia, il Moro mantenne alleanze proficue con la Firenze di Lorenzo il Magnifico, con Ferdinando I, re di Napoli, e con il Papa Alessandro VI. Nel 1488 organizzò per il nipote Gian Galeazzo un prestigioso matrimonio con la cugina, nonché nipote del re di Napoli, Isabella d'Aragona. I festeggiamenti per le loro nozze durarono a lungo. Bernardo Bellincioni scrisse versi per una solenne festa di nozze rappresentata al Castello Sforzesco e realizzata con un'imponente macchina scenica da Leonardo da Vinci, allora ingegnere artista di corte per Ludovico il Moro. Per la sua magnificenza fu subito denominata Festa del Paradiso, e fu celebrata da tutti i contemporanei con stupore e ammirazione. A Milano, Isabella trovò una situazione politica nella quale il marito era succube del potente zio Ludovico, che dopo il regale matrimonio confinò i due sposi nel castello di Pavia per tenerli lontani dal governo. Se Gian Galeazzo Maria palesava indifferenza davanti allo strapotere dell'ormai troppo ingombrante tutore, il carattere fiero di Isabella le impediva di accettare questa condizione e già dopo il primo anno di matrimonio si definiva la peggio maritata donna del mondo. La situazione si aggravò ulteriormente quando il 17 gennaio 1491 Ludovico Sforza sposò Beatrice d'Este nella cappella ducale del castello di Pavia. La sposa aveva solo 15 anni al momento delle nozze, mentre il Moro ne aveva 38. Tuttavia l'unione fu felice e sebbene abbia continuato ad avere amanti anche dopo il matrimonio, come d'altronde la maggior parte dei signori dell'epoca, egli fu molto legato alla moglie. Complice la giovane età, Beatrice era di carattere lieto, allegro, spensierato, ambiziosa e impulsiva. Famoso un episodio in cui si azzuffò con una delle popolane dopo che queste l'ebbero insultata per il suo abbigliamento. Piacente, aveva il naso piccolo, leggermente rivolto all'insù, guance piene, bocca piccola, occhi neri e capelli castano scuri, sempre tenuti avvolti in una lunga treccia alla catalana che le arrivava fin sotto la vita. Beatrice era di bassa statura, tanto che era solita indossare le pianelle, famose calzature dell'epoca, per cercare di ridurre la differenza di altezza con il marito, alto quasi 1,90 m. Quando morirà di parto, a soli 21 anni, nel gennaio del 1497, il marito la pianse sinceramente. Commissionò un monumento funebre per lei e per se stesso a Cristoforo Solari, ma a seguito della sua morte in prigionia in Francia, fu trasferito vuoto alla Certosa di Pavia, dove ancora oggi si trova. Sia a Milano, Beatrice brillava come se fosse la legittima duchessa, ricoperta di onori e di gloria, Isabella era costretta a un esilio perpetuo
al fianco di un marito sempre più insignificante. Si vennero così a creare due corti rivali, quella di Pavia, ove viveva in un esilio dorato la coppia ducale de jure, cioè Gian Galeazzo Maria e Isabella, e quella di Milano, ove invece viveva la coppia ducale de facto, Ludovico e Beatrice d'Este. Il 30 gennaio 1491 il legittimo duca divenne padre di Francesco, seguito poi da Ippolita e infine da Bona. Tale prole legittima costituiva un problema non indifferente per le ambizioni del Moro, in quanto i figli del nipote l'avrebbero ostacolato nell'ascendere al potere. Poco tempo dopo, nel 1493, nacque anche il primogenito di Ludovico e Beatrice, Ercole Massimiliano. La nascita del bambino determinò una svolta nella politica del Moro, che da questo momento in poi cercherà di essere riconosciuto quale legittimo duca di Milano al posto dell'inetto Gian Galeazzo Maria Sforza. Ma la moglie Isabella manifestò una tenace volontà nel rivendicare il proprio ruolo di duchessa ufficiale. Ben più determinata del marito, avendo chiare le intenzioni del Moro, scrisse al padre, Alfonso II, nuovo re di Napoli, domandandogli aiuto per l'ottenimento del ducato. Inoltre, sia il Papa e i Medici mostrarono di sostenere gli Aragona contro l'invadente signore milanese. Ludovico si sentì minacciato e decise perciò di ricorrere a una mossa disperata, stringendo un patto segreto con l'imperatore Massimiliano I e il re di Francia Carlo VIII. Già da tempo era alleato con la Francia, il cui re, Carlo VIII, aveva qualche diritto sul trono di Napoli ed era desideroso di metterci le mani sopra. Ludovico acconsentì quindi che egli e il suo esercito passassero indisturbati attraverso l'Italia nord-occidentale. Così, nel settembre del 1494, Carlo VIII scese in Italia con un esercito che era il migliore d'Europa come uomini, mezzi e disciplina. 18.000 cavalieri e 22.000 fanti. Questa fu anche la prima invasione straniera in Italia. Massimiliano invece promise a Ludovico il Moro di riconoscere pubblicamente la sua successione al ducato e di difendere i suoi diritti, legittimando così l'usurpazione. E per suggellare questa promessa sposò Bianca Maria Sforza, sorella del giovane Gian Galeazzo, la quale gli portò in dote la strabiliante somma di 500.000 ducati e molti doni predisposti accuratamente dallo stesso Moro per compiacere l'imperatore. Quando il 21 ottobre 1494 morì il 25enne duca in carica Gian Galeazzo, il tutto risultò alquanto sospetto agli occhi dei contemporanei. Malesseri, dolori intestinali, febbre e atonia muscolare si erano verificati quando il duca era a Pavia, mentre apparentemente scemavano quando egli si recava in viaggio di guarigione. Il duca, da parte sua, non sospettò mai che lo zio stesse cercando di avvelenarlo, a giudicare dalle lettere piene di affetto che gli inviò in quei giorni. Morì dopo una lunga agonia, afflitto da dolori allo stomaco, insensibilità agli arti superiori, anemia, convulsioni, vomito, diarrea, febbre e difficoltà respiratorie. Il Moro gli succedette immediatamente a discapito dei legittimi eredi, toccando così l'apice del suo potere politico. Il Consiglio Ducale, infatti, preferì come successore Ludovico piuttosto che il piccolo Francesco, data la minaccia di Carlo VIII di Francia che aveva da poco iniziato la sua discesa in Italia alla volta di Napoli. Così, già il giorno successivo alla morte del duca, Ludovico il Moro era riuscito a ottenere il titolo di dux e a nominare suo legittimo erede il figlio primogenito Massimiliano. Carlo VIII, ora che il trono di Milano era nelle mani del Moro, giunse facilmente sino a Napoli e la conquistò in breve tempo.
Ludovica a questo punto iniziò però seriamente a preoccuparsi dell'eccessiva ingerenza dei francesi negli affari anche del suo stato e pertanto decise ancora una volta di rovesciare le alleanze, passando a schierarsi con Venezia e riuscendo a ricacciare Carlo in Francia. Morto Carlo VIII, gli successe Luigi XII, che in quanto discendente di Valentina Visconti riteneva sua eredità il ducato di Milano. Ludovico fuggì a Innsbruck alla corte di Massimiliano I e quando Luigi XII entrò nella città meneghina, Isabella, vedova di Gian Galeazzo, sperò che il re potesse dare al figlio Francesco il titolo che gli spettava. Ma il re aveva altri progetti. Con la scusa di volergli dare un'educazione consona al suo rango, portò Francesco in Francia, dove rimarrà per tutta la vita e morirà a poco più di 20 anni per una caduta da cavallo senza lasciare eredi. Si estinse così il ramo principale degli Sforza. Nel 1500 Ludovico tentò di riappropriarsi di Milano, ma catturato dai francesi fu portato in Francia, dove il re Luigi XII lo mantenne sotto stretta sorveglianza, pur seguitando a trattarlo come un prigioniero speciale, permettendogli di andare a pesca e di ricevere degli amici. Questo fino al 1508, quando in seguito al suo tentativo di fuga venne rinchiuso nel torrione del castello e privato di tutti i suoi privilegi. Qui Ludovico il Moro morì il 27 maggio 1508 a 55 anni. Dopo la morte di Ludovico, l'imperatore Massimiliano riuscì a restaurare il ducato di Milano per il primo dei figli di Ludovico, Ercole Massimiliano Sforza, che regnò per breve tempo come duca, lasciando poi il trono a suo fratello Francesco II Sforza, che regnò anch'egli per un breve periodo. Alla morte di Francesco II nel 1535 e con lo scoppio delle guerre italiane, Milano passò con Carlo V definitivamente sotto il dominio dell'impero spagnolo, alle cui sorti rimase legato nei secoli successivi. Il ducato di Milano, infatti, rimase soggetto ai sovrani spagnoli sino all'inizio del XVIII secolo, quando fu ceduto alla casa degli Asburgo d'Austria, che lo conservarono fino alla conquista francese compiuta da Napoleone Bonaparte nel 1797. Dopo la sconfitta di Napoleone, il Ducato di Milano cessò definitivamente di esistere, entrando a far parte del Regno Lombardo-Veneto, parte integrante dell'Impero austriaco, il cui imperatore ne era di diritto sovrano. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale, metti like o lascia un commento e resta connesso per i miei prossimi video.